Le campane di Sondrio. Le campane sono le ore 17:30. 17:30 sono Sondrio, in questo piazzale denominato Piazzale dei Sassi, denominato così. Ebbene, dedico una canzone inerente al significato che io ho appropriato in questo video YouTube. Vedo di fronte a me una fontanella, io la chiamo che piange. Sono due occhi che piangono, per alcune volte la vita potrebbe essere triste, ma l'importante che cos'è? Che cos'è volersi bene? Ecco le campane. Le campane di Sondrio, 17:30. Guardare il significato che io do a questo YouTube. Ebbene, c'è una panchina azzurra con scritto 2 aprile 2022, giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Eh sì, oggi sono qua in questi bei giardini a respirare l'inutilità della vita, ma medito, rifletto attraverso questo scampanellio che la vita prosegue, e sebbene ci sia un rimpianto del passato, come dimostra di fronte a me la fontanella che piange, ho in me un senso di continuare l'esistenza, continuare a vivere, perché vivere è un dono significativo dove si percepiscono emozioni costantemente girando. Una lacrima. Sono i giardini del Sasso di Sondrio. Gioie che non ti appartengono. Malinconia. Gioca contro di te. Ecco come si finisce poi. Inchiodati a una finestra noi. Spettatori malinconici. Di felicità impossibile. Tanti viaggi rimandati e già, valigie vuote da un'eternità. Noto inerente il significato, la panchina, giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. 2 aprile 2022. È un rifugio quel malessere, troppa fretta in quel tuo crescere, non si fanno più miracoli. Aldo si trova oggi a Sondrio, consapevole di un'esistenza che ha vissuto un po' di felicità e un po' di tristezza, ma l'importante è credere in qualcosa. Sì, vedo una luce là, attraverso gli alberi, una luce di speranza. Farti volare dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Nasconderti le nuvole, quell'inverno che ti fa male. Ai giardini dei Sassi a Sondrio, vicino alla stazione, è un posto incantevole. Sono qui a fare il picnic di fronte a una fontanella. C'è chi dimentica distrattamente un fiore una domenica e poi silenzi. Un silenzio per meditare la percorrenza della vita. L'esistere. Nel silenzio mentale. Giardini di Sondrio. C'è rispetto, grande pulizia e quasi follia. Non sai com'è bello stringerti,
ritrovarsi qui a difenderti. Saluto tutti i miei amici ascoltatori di YouTube. Uno YouTube triste, ma c'è in fondo una luce di speranza. Sì, c'è una luce. C'è una luce per vivere questa bella vita. Siamo niente senza fantasia. È la fantasia di Aldo con gli youtubisti, con lo youtuber. È proprio la fantasia di Aldo che porta all'ascolto di questi numerosi iscritti. È la fantasia che ti porta a vivere in un altro mondo, dove l'esistere prende una consapevolezza del volare in un'esistenza dove il mio io primeggia in un senso anche di gioia.